il Movimento 5 Stelle a Castellammare ha preso oltre 7.000 voti, però sai benissimo che c'è una bella differenza tra elezioni comunali e quelle nazionali. Laddove le nazionali chiaramente hanno un forte spunto anche emotivo, nelle elezioni comunali ti troverai a confrontarti con delle persone che parleranno di crisi cantieristica come delle terme, quindi parleranno di privatizzazione di terme e di tanti e tanti altri problemi. Confermare questi 7.000 e passa voti non sarà facile. Come pensi di agire sul territorio e quali saranno le leve che tu porrai, diciamo così, per poter continuare questo successo anche a livello comunale? Stiamo fondamentalmente confrontandoci con tanti interlocutori. Vengono a trovarci lavoratori delle terme, lavoratori della Fincantieri, portando le loro istanze, i loro problemi. E noi siamo fondamentalmente interdetti, fondamentalmente frenati, cioè non siamo felici di quello che sta succedendo, della situazione a Castellammare. C'è una situazione, una polveriera. Per esempio, io ritengo che la cosa più importante a Castellammare, dopo la trasparenza, sia il sociale. Cioè noi dobbiamo assolutamente mettere al centro i problemi della gente, delle persone e delle emarginate a Castellammare, non soltanto dei cassaintegrati o dei precari della Fincantieri. Quindi una delle risposte che vogliamo dare sicuramente è mettere delle persone competenti a studiare il problema sociale, individuare con attenzione le strade da intraprendere per alleviare le sofferenze che ci sono a Castellammare, non chiudere gli occhi e andare oltre. A Parma Pizzarotti ha fatto proprio questo, il grosso del bilancio comunale è indirizzato ad aiutare una situazione sociale esplosiva. Penso che a Castellammare siamo nello stesso livello, anzi sicuramente peggio. Quindi questa è una delle idee che vogliamo mettere in campo, per esempio l'idea che ci serve uno studio sulla situazione, cioè noi abbiamo bisogno di un database, abbiamo bisogno di uno studio preciso su quelle che sono le necessità di Castellammare, per farne una statistica, per avere dei dati concreti da analizzare. Quindi se noi avremo delle informazioni complete su quelle che sono le situazioni estreme a Castellammare, riusciremo a individuare la strategia giusta per poter intervenire su magari le cose più estreme. Quindi questa è l'idea, cioè riuscire ad avere un database di tutte le necessità sociali stabilesi, che si vada per esempio dalla dispersione scolastica alla mancanza di lavoro. Quindi anche oltre al database delle necessità ci immaginiamo per esempio un database delle competenze, avere una lista di nuovo finalmente di un collocamento ma efficiente comunale e non agenzie interinali che di volta in volta vanno a fare il contentino all'amico dell'amico eccetera eccetera, ma una lista precisa di collocamento magari ammodernata, tecnologica, dove possiamo per esempio tirar fuori dei dati precisi per poter invitare delle aziende a venirsi a insediare su Castellammare. Se ci sono delle competenze precise dove poter offrire questo tipo di soluzione, potremo risolvere dei problemi importanti. Questa è una delle idee che volevamo fare, volevamo mettere. Nessuno resta indietro. Nessuno resta indietro.